Arrivo. Ciao. Ciao. Come si comincia a lavorare in un circo? Si comincia con la passione, la prima cosa. A me è capitato di essere estraneo dall'ambiente circense. Lei di dove? Io sono nato a Randazzo, ho vissuto per molti anni a Catania. A Catania ho visto in un teatro degli acrobati e gli ho detto che volevo lavorare con loro. Questi naturalmente a proprio dei passaggi mi hanno detto che non mi potevano dare lavoro, che non avevano tempo da perdere con me in quel periodo. E mi mandarono a Gran Michele dove c'era un circo molto piccolo, si chiamava Ardizzone, gestito da Giovanni Ardizzone. Era un ex brigadiere dell'esercito. E allora lì arrivai, avevo appena 18 anni. 18 anni e mezzo, come arrivare lì subito mi ha preso perché c'era bisogno di artisti, lui ne aveva bisogno, era solo lui e la moglie e qualcun altro che lavorava. La sera con grande stupore quando hanno fatto lo spettacolo ho visto una ragazzina, 15 anni, che lavorava al trapezio. Era lei? Era mia moglie. Naturalmente me ne sono invaghito, ho cercato subito di corteggiarla. E che impressione le ha fatto suo marito quando l'ha visto? Che era una specie di Superman. Non era affatto simpatico. No, ecco, no, era Superman. Molto sportivo. E proprio la saggezza dei popoli, disprezzi e compra. Poi ci siamo sposati, oggi abbiamo... Poi dopo poco tempo, perché appena dopo 2 mesi ci siamo sposati, proprio conosciuti e sposati. Abbiamo qui. Infatti avevo appena 15 anni e 2 mesi. Delle foto proprio sposata. Dove ci ritraggono il periodo d'allora, sembrerà strano, ma quasi quasi non ci somigliamo affatto. Ecco qui, guarda. E lì già aspettavo il primo bambino, non avevo ancora 16 anni lì. E aspettavo già il primo bambino. Qua dove siete, Gran Michele? No. Lì a Canicattini. Canicattini. Ah, vicino a Siracusa? Sì, no, Canicattini, Agrigento. Agrigento, la provincia di Agrigento. Ci trovavamo con lo zio che è Fiorino Bizzarro, qui siamo sempre noi. Lì già ero in attesa del secondo bambino. Fai presto, eh? Poi ti sei fermato. No, sono passati 5 anni, non facevo presto, dal primo al secondo. Guarda qui, questa è una foto che facevo il numero delle pertiche con 3 persone. Lei ha conosciuto Frimer per caso? E come se l'ho conosciuto. Dove sta ora Frimer? Frimer so che è a Palermo, io ci ho scritto un paio di volte presso un benzinaio, ma non mi ha dato più risposta. Presso un benzinaio? Sì, un benzinaio che è a Palermo, adesso mi sfugge il nome. Ma come mai presso un benzinaio? Perché lui abita vicino a questo benzinaio, allora c'è la via, poi io mettevo il nome di questa pompa di benzina perché c'ha una roulotte proprio là vicino.
andare. Sono passato di qua, ho visto la roulotte, dico, chi è la roulotte di Frimmer? Oh, come fate a saperlo? Mi fa piacere parlare un poco di lei, ma perché so che è sempre qui, da 10 anni che è qui sta roulotte. Beh, cosa vuole? Dopo che io ho smesso la mia attività di attore, di comico, di acrobata, ormai mi sono deciso di fermarmi dopo tutta la mia lunga e fastidiosa, chiamiamola così, carriera. Perché è fastidiosa, Frimmer? Eh sì, perché io ho fatto televisione, ho fatto circo, ho fatto teatro, ho fatto prosa, ho fatto cinema, ho fatto cabaret. E poi personalmente Frimmer era una persona che sapeva ben parlare, lavorava, ha fatto il comico elegantissimo. Io l'ho conosciuto, avevo 19 anni, sono stato con lui, era anche un bell'uomo. Ecco, guarda, qui c'è una foto proprio a Palermo, molti anni fa, quando ci siamo imbarcati per andare in Sardegna, lui è venuto a salutarmi. E questo? Sì, è questo. La nostra è la più vecchia dinastia circense siciliana. Lei pensi che si parla di circa 250 anni di Torre Grossa. Siamo stati gli unici a portare una nota allegra nei vari rioni di Palermo. Perché i Torregrossa non facevano soltanto circo, erano cavallerizzi, trapezisti, equilibristi, giocolieri, fachiri, ma abbinavano anche il bozzettino drammatico, perché anche la nostra è stata una discendenza di drammatici. Siete mai stati tutti insieme in famiglia? Sì, prima io avevo un piccolo circo qui, giravo nei rioni di Palermo e mi bastava presentare qualche piccola sceneggiata come catene. Io li traevo dai film, dalle canzoni, levavo, carcerato, Madunnella, tutti questi lavori sceneggiati. Mi bastava mettere semplicemente un piccolo berretto alla marinaia e un maglione blu per poter fare incassi alla sera che non potevano essere superiori ai 12-14 mila lire ai tempi. E questo è il circo Torre Grossa. Si può vedere, allora si usava con i cavalli fare la reclame per le strade, le famose parate. Bastavano 4, 5, 6 cavalli e già tutto il paese era in subbuglio. Adesso non parlo più di cavalli, neanche se vedono gli elefanti per la strada. Lei cosa faceva nel varietà prima? Oh, io allora facevo un numero di pertiche con mio padre e un numero di Fortunelli e Cirellino che mio padre mi usciva in una valigia facendo dei salti mortali poi. Ma abbinavamo due numeri. Erano due numeri che naturalmente si prendeva una paga deliziosa. Parlo correttamente anche il francese, parce que moi je fais l'école en France et vous savez. E allora, scusate se da palo salto in frasca. Oggi in quanti siete a lavorare nel circo? Attualmente qui, come siamo ora, siamo molti, 30 persone tra grandi e piccole. Ma tutti sono della stessa famiglia, no? Sì, sì, tutti sì, della stessa famiglia. Per il momento siamo... Tutti parenti. Sì, perché siamo due circhi, diciamo, in uno. C'è la nostra famiglia, la nostra compagnia e quella di mio fratello. Il Marton, che sarebbe il mio suocero, che è ungherese. Il vostro pubblico abituale chi è? Quello dei Ma paesi? Ma quando vengono un po' tutti. Un po' tutti. Cioè, dove lavorate in genere? Nei paesi si lavora di più perché hanno forse meno esigenze. Del teatro di varietà in Italia chi ha conosciuto lei? Oh, non mi parli del teatro di varietà perché ho fatto 18 anni di varietà in Italia e la prima soubrette che io ho avuto come vedette che chiudeva lo spettacolo è stata la famosa Millì al teatro Adelaide Ristori di Ferrara. Poi ho avuto la Lydia Johnson, ho conosciuto l'Anna Fugé, la Clara Loredano, sono stato con Cabret, sono stato con Carlo Buti, con Filippi, con Guerrieri, con Nardos, tutta questa gente nel mondo dello spettacolo dei tempi che oggi non esiste più.
Erano i tempi di Totò. Era. Non mi parlo di Totò, per cortesia. Che facevamo, cerciamo. Quelli erano tempi, sì. Come si fa ad allevare dei figli nel circo, signora? Lavorano anche loro lì? Sì, sì. Il primo cominciò a lavorare che aveva 4 anni. La terza invece cominciò che aveva 18 mesi, piccola proprio. Cominciò per scherzo, ginnastica, numero di equilibrio. Ancora dei figli che lavorano nel circo? Sì, 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 sì. Ne ho due che fanno i clown. Si trovano due con Liana Orfei. Uno ha lasciato come presentatore, non so, forse per ragione di paga, che purtroppo si trova con Livio Togni e attualmente agisce a Cesena. Mi ha telefonato ieri sera. Quanto costa il vostro spettacolo? Ma più caro 3.500. Prezzi proprio popolari. 3.500, ma mi dica una cosa in verità, ma come fate voi a sopravvivere con un circo? Si lavora proprio giusto per vivere oggi come oggi. Non abbiamo molte esigenze noi, cioè quando andiamo di poco. Solo mi dispiace che un Freemer, io personalmente, non abbia fatto una fine come volevo. Perché Freemer non doveva morire in una roulotte di 3 metri. Ma io non perdo quel senso di umorismo. Non lo perdo perché quando mi trovo male mi racconto una barzelletta da me stesso per tirarmi su. Lei, signore, invece che numero fa? Oggi come oggi faccio pochissimo, perché dato che sono un po' sofferente, allora ho levato di mezzo 3 pezzi, numero di ginnastica. Ora faccio soltanto numero di cani ammaestrati. Ed ecco a voi Miss Italia. Vienna, una vera silhouette. Ed ecco Miss Spagna. Ospite d'onore, Sandokan. Ed ora dalla Russia, un ballerino, Ivanovich. Insieme vi salutano. Dopo
le dovute presentazioni vedrete eseguire alcuni esercizi. Brava, salta. Samira, passa tra le gambe. Un saluto. Su via. Ale, salta. Ale, saltare in cerchio. Forza. Hopla. Hopla. Voilà. Bravo. Forza, bravo. Più alto. Ed ora tutti insieme per la marcetta finale. E con questa sfilata Madame Mary vi saluta. Signor Cucè, quel cappello a che gli serve? Questo cappello? Questo cappello fa parte del mio abbigliamento. Io faccio il cowboy, pur essendo siciliano, veramente siciliano. Incredibile che un siciliano possa fare un genere di cowboy. Eppure è vero. Ma dove l'ha fatto il cowboy? Io, sempre qui in Italia e all'estero. Ora, nonostante i miei 74 anni, più che mai mi sono maturato. E sì. Che abbiamo praterie in Sicilia? Non abbiamo praterie, ma non serve la prateria per fare il cowboy. Ci vuole l'abilità ancora nel saper fare. Ma dove l'ha fatto? Nel circo allora? Il circo? Ah, se parliamo poi di circo posso dire qualcosa. Dunque, io cominciai col piccolo circo e poi, certo, nel tempo i grandi circhi. Ho cominciato con i Togni, ho fatto il circo Orfei tutti. Ora mi sto ricordando di lei. Ecco. I circhi Orfei ed altri circhi, tedesco, Hagenbeck, Kroner, Buschi, Kleisch e tanti altri circhi che questi nomi non mi vengono in mente. Ma insomma, vuoi improvvisare qualcosa qua adesso? Ma cioè, dimostro subito la mia modesta, diciamo, abilità. Forza, forza. Dai, terrazza. L'amico nostro mi sfida. Forza. Faccio vedere. Avremo chi mi farà bere. Allora, cammina, vieni con me. Una camera. Esatto. Vieni a me. Io ti faccio vedere. A mia! Vai. Che pazzo io? Forza. Tu hai detto qualcosa? Sei solo per coraggio, sto petto navetando. Sì, va bene, vuoi dire come ti finisci, vai. Ciao. Ma adesso in meno da me non mi venisse a salutare i miei parenti. Forza, vuoi dire come ti finisci, vai. Ma non fai andare. Forza, vai, vai. Ciao. Ma non mi sta buttando. Andami la cartolina nel tassù. E così non barra assai. Ciao, Gioia, non è che l'ho detto. Niente. Lo vogliamo in caffè, cucce, va? Aspetta, portiamo il caffè.
Mio cucè, prima di fumare una sigaretta facevamo una passata e lei mi conta quando facevo col baio alla vostra, amore, non è che è me. Ho capito. Ah, oui, un vento per davvero. Che me fai io come sta mastiano? A cosa pare picca, a cosa pare picca. Bravo! Come sta mastiano? Bravo, vendetta! Bravo, Cosè! Bravo, Cosè! Bravo, Cosè, bravo, bravo! Ora ma fa vedere che cazzo signorina! Signorina, venisse lei che voglio dire io! Bravo! Bravo veramente, bravo Cosè, forza! Qui a Catania c'è un giardino pubblico, la Villa Pacini. Qui tutte le mattine alcuni uomini, per lo più anziani, trasportano sul fondo del giardino alcune panchette che essi stessi hanno costruito. Le dispongono in cerchio intorno a Paolo Puglisi, che racconta un fatto meraviglioso, una storia cavalleresca. Niente di eclatante, di prorompente, di spettacolare, ma un ritmo lento, quieto, sotterraneo. Ricordatevi della città di Mosca, dove comandava il grande imperatore Soranzo di tutte le Russie. Russia e Pechino. Io ho una figlia, all'età di 18 anni. All'età dei suoi 18 anni, il padre contento della figlia sua vuole fare una grandissima giostra per l'onore della figlia sua, la bella principessa Luneide di Russia e Pechino. Ma in quel frattempo il principe di Caleone di Berlino si trova di passaggio di Mosca, e quando si trova di passaggio si informa con i contadini che lavorano la terra e gli dice: bravi contadini, siccome io in questi territori non ci sono stato mai, vorrei sapere in quale territorio mi trovo. I contadini che vedono quel bellissimo giovane, bello quanto mai, più del sole, dicono: oh giovane cavaliere, tu non sai cosa succede in della città di Mosca. Quando il grande imperatore Soranzo sta fanno una grande giostra in onore della figlia sua Luneide, tu che sei giovane, perché non fai assistere questa giostra? Ma il principe di Caleone pensò: in Mosca ci è stata la madre mia Gemma della Fiamma sotto il nome di Bengaria, e quindi domani può pensare l'imperatore Soranzo che io vengo come una spia, quando non sono una spia perché mi trovo in disgrazia del padre mio, il grande Erminio dello Stello d'Oro. Ma purtroppo sono giovani, voglio vedere questa principessa Luneide. La principessa Luneide che scende per giostrarsi con tutti i giostranti, tutti i migliori cavalieri che venivano, per provarsi a prova di valore con la bella principessa Luneide. Luneide che scende dentro la bella bestia, chiama a dovere i cavalieri. I cavalieri uno per uno scendono, e la bella principessa Luneide le batte a tutti quanti, la giostra era per 3 giorni. Il primo giorno vinci, il secondo giorno la stessa cosa vinci, il terzo giorno anche lei abbatte tutti e vince. Tutti gridano: viva la principessa Luneide! Ma siccome il principe di Craleone con il suo feroce cavallo atta un salto e entra dentro lo staccato e vede la bella principessa Luneide. Luneide che vede presentare quel bellissimo giovane, bello come il sole, dice: cavaliere, come mai tu sei entrato dentro lo staccato che nessuno può entrare? Principessa, prima di tutto vi domando scusa e perdono. Il mio cavallo ha zambato, ha gettato un salto e sono entrato qua. Ho sapito la vostra grande gloria che per 3 giorni avete vinto il torneo. Sono un cavaliere grande, cavaliere di ventura. Volete darmi un colpo anche a me? Sicuro che io ne troverò la perdita di fronte alla principessa Luneide, sia di Russia come anche di Pechino.
Ma la principessa gli risponde: cavaliere, fatti guardare in faccia, come volete. Si piazza la visiera e si fa guardare in faccia. E quando la principessa vede il principe di Croione di Berlino, arresta maravigliata, perché vede quel bellissimo giovane che nel mondo mai aveva visto un giovane così bello. Cavaliere Pugliese, ma io non ho capito tanto buona questa storia. Ora glielo spiego io, in breve parole. Guarda, prima di tutto gli dico che sono analfabeto. Quello che io racconto l'ho visto. Se voi lo volete capire questa storia, dovete venire da principio. Come perché da questi principio? Cominciano da principio la storia e loro la capite. Ma queste frasi così lontano, prende un attimo, ma poi ne prende un altro, non si può mai capire. Ma perché, scusa, io passai stamattina per sentire la storia, quando andavo bene da loro. Ossia deve venire tutte le mattine, alle 10 precise ci trova seduti qua e se ne sente il racconto dal principio fino alla fine. Ah, ma allora è appuntata questa storia? Sì signora, non si può contare tutta da un giorno, perché in minimo per finire questa storia ci vogliono 20 giorni. Ma mi dicesse una cosa, ma lei queste storie allora non si scrive, come fa? Come si rivolta? Glielo dico io, siccome io quando ero piccolo abitavo all'opera dei marionetti, non so se voi altro sapete, meglio dire all'opera di Pope. Uno, Machiavelli? Non signora, in piazza San Cristoforo. Io ero all'opera dei marionetti e io tutte le sere andavo là, si abbassava la spada, si abbassava lo scudo e sentivo il pallatore che recitava la storia. Io mi mettevo all'orecchio e tutte le parole che lui diceva là e tutte a mente. E appunto per questa la mattina trovo tutti buoni amici, vecchi come me, e ci passiamo quell'ora di tempo. Ma per finire questa storia ci vogliono 20 giorni. Quando è che lei venne qua a fare sulla socialaggio? Glielo dico io, fino a 63 anni lavorava e non veniva. Quando ho fatto 60... Ce la che faceva lei prima? Come mestiere facevo i maccheroni, spaghetti. Pastaro! Pastaro, ho capito. Vado, vogliono notare che deve essere. Chi è questo? Chi si chiamava? Dietro, va, dietro. Ecco, vogliono poi quando si parla della camera. Sì, guarda. Cinque. Che cazzo, sentisse una cosa, ma in confidenza qua quando arriva a buscare, no? Non ci arriva chi guarda, la guarda, questo glielo dico io, qua io non busco niente perché non sono venuto qua per guadagnare, sono venuto per rispetto di tutti gli amici che mi vogliono bene, come io voglio bene a te. Certo. Fanno quello raccolto, quello che piglio e me lo vado. Ci piace che mi rompi le sigarette, una tazza di caffè, un bicchiere di vino, ci battono. Nome io mi chiamo Fortunato e sentirete cosa mi è successo. Io dalle donne sono innamorato e vi racconterò la mia adesso. Io incontrai una bella biondina che mi sembrava una madonnina, capelli ricci e naso appelato, un piacereste e viso adorato, con un bel petto e snella di vita, mi sembra un angelo in terra del vino. Mi piace a cuore, mi piace a cuore, tutta felice, mi piace a cuore. E poi se ci ricordi che lei mi dava già, siamo rimasti stretti, oh che